le note di un suggestivo spettacolo dedicato alla musica partenopea d'autore ad incantare i presenti alla 20ª edizione del Memorial Giovanna e Nino Fargione. Anche quest'anno, infatti, i figli Enzo e Francesca hanno voluto celebrare la memoria dei genitori, regalando agli amici di una vita una serata resa unica dalle straordinarie note della vocal band del gruppo Oltrevoci del maestro Paolo Lirosi sul palco dell'Afrobar della Cucaraccia con le struggenti melodie di Incantiamo Napoli. Come nasce questo spettacolo dedicato alla musica partenopea? Da un nostro dialogo. Che ci ha portato un po' in là parlando di quello che era il desiderio di mio papà, che ovviamente questa serata è in suo onore, in ricordo sia di mio papà che di mia mamma, perché lui era un estimatore di questa musica napoletana classica, ovviamente, non confondiamo con tutta questa melodica, musica melodica che sta nascendo oggi, che sarà bella, però non è quello a cui noi ci siamo rivolti. Questo spettacolo nasce intanto su una strada, perché stavo con i miei ragazzi e ci trovavamo in una strada di Catania molto particolare, dove c'erano tantissimi giovani in giro, un po' quello che accade anche nell'entroterra, no? E allora tutte queste urla, questi schiamazzi, questo giocare per strada che si è un po' perso ultimamente, ci ha riportato un po' la voglia di mettere questo, però con la musica partenopea, metterlo sul nostro spettacolo. E questo tour appunto da oggi ha avuto la prima tappa, saremo anche a Comiso da venerdì e andiamo ancora avanti, ed è uno spettacolo che parla solo ed esclusivamente una lingua, che è quella dell'allegria, l'ironia soprattutto, ed è sempre fantastico vedere questi giovani che fra loro si divertono e che prendono sul serio l'arte, ma molte volte, come hanno fatto anche stasera, riescono anche ad ironizzarla molto bene. Genitore per ogni figlio è qualcosa di indimenticabile, non c'è dubbio, è una cosa di irraggiungibile dal momento in cui poi purtroppo se ne vanno. E questo giorno cosa vuol dire? Vuol dire far rivivere nel ricordo dei miei genitori questi due personaggi. Posso dire che mio papà è veramente stato un personaggio per la Sicilia e soprattutto per Catania, e ricordandolo, dedicandogli una serata. Io devo dire che sono molto felice perché il mio invito è stato accolto da tanti amici, tant'è che abbiamo qua una platea enorme di amici che vogliono sigillare questo momento per me molto molto sentito. E dunque attraverso questo spettacolo, attraverso il ricordo, attraverso il giornale, attraverso il ricordo degli amici che certamente lo hanno conosciuto, lo facciamo rivivere, è qui con noi stasera. Delle prime rifornimenti, dei primi rifornimenti di benzina, stavo dicendo pompe di benzina perché una volta si chiamavano così, proprio pompe di benzina in Corsa Italia, ha realizzato il primo motel, uno dei primi motel d'Italia, cioè tutti realizzavano e chiamavano gli hotel. Allora è nata l'opportunità di realizzare un motel, cioè che cosa significava e cosa significa anche oggi, una struttura alberghiera che costa un po' meno, ed ecco che si è avviato questo nuovo turismo attraverso i motel. E poi questo campeggio, questo qui nasce come campeggio. Io mi ricordo piccolino, qui non c'era niente, c'erano le dune, non esisteva nulla, e lui ha avuto veramente la lungimiranza di realizzare prima il camping, poi ha fatto questo villaggio turistico con addirittura il bungalow senza i servizi igienici in camera, perché allora
non si usavano, non erano richiesti, e poi la trasformazione, magari anch'io ho messo un po' del mio realizzando quello che vedete oggi insieme ai miei figli Nino e Giovanna, e siamo qua. Mia mamma io la ricordo come quella persona invisibile che la sua presenza, anche se non era tangente, era fondamentale, perché ci rasserenava tutti, ci rassicurava, era sempre presente, era vicino a mio papà e poi ci adorava questi due figli e mia sorella, veramente una persona insostituibile, unica.